buonasera. Ciao Apollo. Buonasera, buonasera. Ma dai, tutto sommato non si sta così male. No? Per ora. Siamo vivi. Aspetta un attimo che saluto subito due followers, anzi ringrazio il buon Ranni Vargas e Phil Arsti che ci hanno dato il follow mentre non eravamo live. Quindi ringraziamenti grazie. Dovuti, grazie mille ragazzi e anche grazie a voi che questo canale va avanti. Esatto, soprattutto grazie a voi. Se no... Bene. Ciao. Altra puntata di It's Logo Time. Altra puntatona, visto puntatona. Che poi ci sarà fuori coglioni delle nostre girls, parleranno di pubblicità e quindi ho scelto una delle aziende italiane che ha fatto della pubblicità comunque un marchio importante, cioè la pubblicità ha fatto tanta roba con assieme ai prodotti che vende, che è Barilla. Marchio Barilla che vabbè, immagino che tutti conoscano, cioè nel senso su questo non ha bisogno di presentazioni. Direi assolutamente di no, marchio famoso non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, perché anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, comunque Barilla è famosa ovunque. E niente, una bellissima realtà italiana nata nel 1877 a Parma, nata però come panificio, pasteria, cioè una roba molto, molto più basic, che però poi negli anni si è saputa evolgere. Da che lato? Scusate per la cheat. Si è saputa evolvere e poi appunto è diventata il grandissimo marchio che è oggi, che ha sotto di sé Mulino Bianco, vediamo, aspetta, ne ha tantissimi perché veramente Mulino Bianco, Pandistelle che è un marchio a parte, Pavesi, Voiello, tanta roba, tantissima roba. E niente, andiamo ad analizzare un attimino la sua evoluzione, che è stata piena di cambiamenti dovuti anche alle epoche storiche, praticamente, come è già stato detto anche in passato, ci sono state diverse evoluzioni. Allora, la prima... Un francobollo. Aspetta. Allora, prima cosa da puntualizzare è che questo effettivamente non è proprio stato il primo logo Barilla. Fino al 1910 Barilla non ha avuto un vero e proprio logo. Questo era chiaramente un'insegna, un francobollo, un adesivo comunque che veniva apposto sui prodotti, ma non era un vero e proprio logo. Però sul sito Barilla, nella loro storia, è messo come primo. Quindi consideriamolo comunque presente, anche se, tra virgolette, logo. Mettiamo logo tra virgolette. Logo che presenta le iniziali dei fratelli Barilla, ovvero Gualtiero e Riccardo. Aspetta, controllo subito. Sì, Riccardo e Gualtiero, che non sono i fondatori, in realtà, ma sono i figli del fondatore, che poi è venuto a mancare, lascia l'azienda, pastificio, quello che era, ai due fratelli. Vediamo, tutto in bianco e nero, appunto, font tipica degli inizi del Novecento, quindi molto aggraziata, tutto molto aggarbeta. Il nome della città, il nome della nazione, dov'è, il mondo, cioè tantissimi elementi che andavano bene per l'epoca ovviamente, ma che poi sono andati ovviamente a sparire. Poi però c'è da puntualizzare una cosa, sempre in questi anni qua viene introdotto il così chiamato garzone, o puten, non so come pronunciarlo in realtà,
Non è un insulto in francese. Vi assicuro che non è un insulto. Viene appunto presentato questo Putin, no? E penso che sia la traduzione di garzone, comunque una roba simile. Quindi vediamo il nostro garzone che prepara la pasta all'uovo, quindi con questo uovo di struzzo gigante, la farina, l'impasto, no? Le persone che lo guardano, il marchio Barilla, pasta all'uovo, quindi tanti dettagli. Perché viene introdotto questo manifesto, questo Putin? Perché all'epoca, chiaramente siamo agli inizi del Novecento, la maggior parte delle persone, in Italia soprattutto, non sapeva leggere e comunque era mal istruita, e di conseguenza dovevi fare in modo che le persone si capissero quale fosse il tuo prodotto, che cosa vendevi, tramite delle immagini. E quindi loro appunto deciso di creare questo manifesto del garzone per far capire subito a chi comprava che stava comprando comunque una roba artigianale, una roba fatta a mano e soprattutto con pasta all'uovo, quindi era abbastanza chiaro il target di prodotto che vendeva l'azienda. Quindi devo dire che... Quindi questo è in contemporanea con l'altra cosa, giusto? Qual era l'etichetta, sì. Diciamo, questa era poi il manifesto. Esatto, in contemporanea ci sono state praticamente queste due versioni del marchio. Poi arriviamo al 1910, se non ricordo male. La regia non mi sta supportando, io... Mi ci ha chiesto un attimo la regia. Non so, a fine puntata darò la nota alla regia. È una scritta in... Arial, esatto. Cos'è? Sì, beh, non penso esistesse l'Arial in quel momento. Però vabbè. Comunque dopo 2 anni, più o meno, comunque l'Italia inizia ad essere più... gli italiani iniziano ad essere più istruiti, quindi non c'è più bisogno dell'immagine del garzone, che comunque accompagnerà per un bel po' l'azienda fino al 1936, se non ricordo male. E quindi di fatto il garzone rimane in accoppiata fino al 1936. Il logo di prima, quello del, chiamiamolo, adesivo, viene sostituito da questo, quindi sparisce tutto, rimane soltanto il cognome Barilla, quindi pulito, chiaro, tanto, moderno, oserei dire. Beh, per l'epoca sicuramente, però poi vedremo che comunque anche il marchio Barilla sarà fortemente influenzato dalle correnti artistiche degli anni, come è stato anche in altri video passati. Vabbè, poco da dire su questo, nel senso il color grigio, perché comunque Barilla non aveva ancora trovato i suoi colori di riferimento, e poi costava anche un botto, quindi fare delle robe colorate, perciò siamo sempre nel 1910, quindi non è che fossero così pieni, certo, di soldi. Allora, adesso arriva la carrellata di loghi tutti abbastanza simili. Fino al 1950 sono tutti abbastanza simili. Vabbè, qua rispetto a quello prima vengono aggiunti questi dettaglini sulle varie lettere. Lettere un pochettino più accattivanti, diciamo. Poi in nero al posto che in grigio, però sostanzialmente quello, sì, sostanzialmente è quello di prima, con giusto qualche piccola
modifichina qua e là per renderlo appunto un pochettino più, più accattivante al pubblico, no? Però, uh-huh. Però niente di così. Niente di, non è un'evoluzione particolare. Esatto, esatto. E anche qua. Ah, questo è bello. Sì. No, questo è bello, dai. È bello se, se è a posto, se è a posto su un cancello di 20 metri per entrare nell'azienda. Non lo so, non lo trovo proprio adattissimo. Però, ripetiamo, negli anni 20 andava questa corrente comunque grafica, calligrafica, perciò Barilla appunto segue questo andamento. E vabbè, rispetto a quello prima che era, che aveva soltanto qualche dettaglino, qua in realtà è un dettaglio, che è il ricciolo, che va poi a ripetersi sulle varie lettere, ovviamente a parte la I, perché la I ovviamente è dritta, dove lo metti. Però come vediamo nelle altre è sempre lo stesso dettaglio che si va a ripetere. Carino, ripetiamo che per l'epoca era questa la corrente, perciò attenzione a criticare. Beh, attenzione a criticare Barilla, vedo ammazzato. Vai, che qua bisogna andare veloce, ce ne sono 17. Oh, addirittura. Sì. Attenzione, però vedo del rosso, del rossiccio. Okay. Esatto. Allora, vabbè, qua ovviamente 1927 quello rosso, e poi 1929 quello nero, ovviamente lo spiego perché magari non si capisce. Vabbè, quello rosso rispetto ovviamente a, a quello precedente assume questa forma un po' obliqua, lettere belle, pulite, non trovo azzeccatissimo il fatto di fare una L diversa dall'altra, però vabbè, lì sono gusti, perciò hanno fatto quella scelta lì. Vabbè. E devo dire però che quella fascia che scende dalla A rende tutto, cioè mi piace un sacco, mi piace veramente tanto questo logo del 27, e appunto poi viene aggiunto il, per la prima volta viene introdotto il rosso, che sarà uno dei colori fondamentali di Barilla, assieme al bianco e al blu barra azzurro, che poi vedremo. E, mentre quello del 29, vabbè, rispetto ovviamente al suo predecessore, ci sono lettere un pochettino più spaziate, più regolari, quasi gotiche, perché la R è leggermente in uno stile un pochettino gotico, e devo dire che è l'unica che è veramente tanto diversa dalle altre lettere, che sembrano più pulite e un po' più eleganti. La R mi stona un attimino, ma come abbiamo detto Dave, che sono in quei tempi si vede che andava. Che in quei tempi andava così. Ok, va bene, ti do 10 punti a Gryffindor. Tanto aspetta, ne approfitto per salutare un po' la chat. Siamo passati a salutarci, vai. Venture, Danny e Rosy, che chiede se si mangia, poi fa. Ah no, no Rosy. Non lo so. Bisogna chiedere alle ragazze dopo. Noi forse di sì, sicuro forse no. Chi lo sa. Io ho già mangiato. Io pure. Allora, poi 1930, 1931, 1934. Hanno sperimentato un po' con i colori, con un po' di ombre. Esatto. Ombre. Ma tu non, un po' di 3D. Ma tu non noti una certa somiglianza con qualche altro marchio? Quella B lì, non ti ricorda qualche altro marchio? No. Tipo Baci Perugina, Bauli. Ah, no, Baci Perugina probabilmente sì, fammi vedere. Guarda anche Bauli. Però quello attuale, dici, no? Beh, certo, però sono di quell'epoca, quindi sono tutte...
Pauli. Eh sì, è vero, hai ragione. La corrente la B... quell'anno lì è questa. E quindi anche Barilla si sposta verso verso questa... non so neanche come definirlo, sinceramente. Però devo dire che effettivamente richiama un po' troppo altri marchi. E per fortuna poi vabbè, è stata lasciata andare prendendo una strada totalmente diversa. 1931, sempre in questo rosso. Regia, dove va? Regia. Regia, meno 10 punti a Grifondoro, regia. Allora. Torniamo a zero, quindi. No, no, tu hai 10 punti, la regia ne ha meno 10. Ma sono tutti del Grifondoro. Vabbè, ma tu gareggi da solo, non ti preoccupare. Okay. Allora, non trascendentiamo, non andiamo nel magico mondo di Harry Potter perché non ci capisco più niente poi. Allora, primo, 1930, logo rosso scuro, credo, tendente al nero, molto scuro. Scurissimo. Vabbè, nel senso... bello anche qua, tutte le lettere attaccate che si vanno tutte ad unire, a parte la B che rimane separata, e anzi mi richiama quasi una R, vista in determinati lati potrebbe ricordare la lettera R e non la B, però vero. 1931 il rosso diventa un pochettino più acceso, più rosso, e viene aggiunta un'ombreggiatura dietro per dare un po' di profondità al... Lo so che non si dice profondità, vorrei puntualizzare la cosa, però mi piace dirlo ogni tanto. Si dice profondarietà. No, è profondità. È altezza, larghezza, profondità, fidate. Te lo dico io. Vabbè, appunto viene aggiunta questa ombreggiatura dietro per dare questo effetto qua, viene inclinato un po' il tutto, diventa un po' italic, come si suol dire, il font è inclinato e il font è italic, così è rinominato. E poi quello del 34 che perde l'ombreggiatura dietro un pochettino, in realtà un po' rimane. Regia, meno altri 10 punti a Grifondoro. Stiamo facendo un po' di casini. Lei non mi piace oggi. Lei stasera non mi piace. Stasera non ci si preferi. Dario, puoi venire a fare la regia per piacere. Allora, ci saluta in chat, Dario. Tra l'altro. Dario, però follow. Dai. Ne mancano tanti di loghi, è poco tempo, quindi diamoci un'accelerata. Allora, qua c'è poco da dire, tre uguali. Con qualche piccola variazione. Ok, altro, viene introdotto il blu, l'azzurro Barilla, il logo rimane praticamente quello uguale a quello precedente, rosso, ok, e bordatura bianca che, vabbè, è chiaramente per far risaltare il nome, anche perché fare rosso su blu è veramente un pugno in un occhio. E vai, dettagli. Andiamo avanti che ci sono le chicche più avanti. Anche qua rimane comunque la stessa linea calligrafica, viene aggiunto questa cornice bow che, vabbè, va bene, ok. Logo metà rosso, metà blu. Vabbè, anche qua dico, va bene così. Vabbè, chiaramente anche la cornice è tipica degli anni 40. Vai regia, dobbiamo andare spediti, regia si ferma. Allora qua sembra il logo della Chicco. Regia è impazzita la regia. Chiediamo scusa a chi soffre di epilessia che potrebbe aver avuto un attacco, ma la regia è in sciopero. Adesso devi andare a
devi descrivere tutti i loghi. Quanta pazienza con la regia di stasera. Allora, arriviamo al logo della Chicco. Cioè, nel senso, ricorda ovviamente il logo della Chicco. Ci sono le due alternative, fondo rosso, fondo blu. E il font poi praticamente rimane uguale a quelli degli anni precedenti, quindi anche in questo caso poco da dire. Non ti ricordo il logo della Chicco? Ma sai che io... Ah sì, il logo della Chicco, aspetta, intanto lo cerco, tu vai pure avanti. Te e le tue droghe. Allora, sì. Poi arriviamo al 1900... Scusate, ho messo 66, ma in realtà è 56, ho letto male io, dove viene introdotto il cosiddetto uovo, ok? Per quello vi ho, prima ho messo la locandina del garzone, anche se non c'entrava col logo, perché questo è un, cioè il logo attuale, che parte da questo praticamente, è una rivisitazione di quel manifesto lì. Quindi nel manifesto l'uovo era rappresentato proprio come se fosse, cioè come effettivamente un uovo, a cosa serve, e mentre adesso è proprio trasposto all'ennesima stilizzazione possibile e immaginabile. Ma quindi mi stai dicendo che anche nel logo attuale è un uovo quello? Sì. Vedi quante cose si imparano. Bellissimo. Ci vuole una sigla per queste cose, adesso la creeremo. Comunque, logo creato da Ernesto Carboni, ok? Che era grafico, architetto, fortemente legato alla cultura figurativa post-cubismo francese. E leggo dal sito di Barilla. Quindi lo dicono loro. E ci fidiamo. E perciò lui ha rivisitato quel manifesto in chiave poi moderna. Nel logo precedente la scritta andava comunque a riprendere quelle precedenti. E poi dal 69 fino al 2000, sì, fino al 2000, 2002, quello che è anche adesso in realtà, prima viene un po' schiacciato, cambia il font che diventa effettivamente il font Barilla, questo qua, con vabbè, lettere pulite, chiare, niente di troppo complicato, arzigogolato, bello lì pulito. Nel 69 torna ad essere un po' più scuro il tutto. Nel 96 il logo viene un po' ritirato su, viene rincicciottito, mettiamolo così. Diventa un po' più simile effettivamente a un uovo, colore che viene anche in questo caso cambiato, diventa più acceso, e poi nel 2000 si torna praticamente a quello del 69, un pochettino anche in questo caso rivisto, perché non è così schiacciato come quello a cui fa riferimento. Più o meno siamo lì. Il font ovviamente non cambia, perché da qua in poi il font rimane sempre uguale. E poi manca quello del 2002, credo, che dovrebbe essere l'ultimo, tra l'altro. Ok. Dove appunto vengono introdotti ombreggiatura, luci, eccetera, eccetera. Viene reso tridimensionale praticamente questo il nostro uovo, e però attualmente il logo Barilla, se non ricordo male, è quello del 2000, quindi è tornato ad essere piatto, come poi sono diventati in realtà praticamente tutti i loghi in questo periodo qua. Stanno tornando tutti a essere loghi piatti, perciò anche Barilla poi si è andata a conformare con le altre. Ultima cosa prima di finire, Barilla
se non ricordo male, l'anno scorso, comunque un anno prima, o due anni, l'anno scorso o due anni fa, ha cambiato il suo packaging, passando da questo blu scuro, che è un blu barilla, è passata a un azzurro decisamente più chiaro, che è azzurro cielo fondamentalmente, in onore dell'Italia, del bel paese, quindi un riferimento poi all'origine dell'azienda parmense. Basta, direi che per il logo della Barilla è tutto, e noi ci rivediamo in un prossimo interessantissimo video. Ciao!